Benvenute e benvenuti al quarto incontro di Loving Books, il primo ciclo di incontri ideati e a cura di Nicola Vassallo, in memoria di Rossella Panarese e organizzati dalla Biblioteca Universitaria di Genova del Ministero della Cultura. L'incontro di questo incontro è legato alla presentazione di questo libro, Trio, di Dacia Maraini, edito da Rizzoli nel 2020. Ne parliamo con l'autrice. Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, di opere teatrali, di poesie e di saggi tradotti in oltre 20 paesi, in cui affronta in particolare i temi sociali legati all'infanzia e alle donne. Scusate un attimo. Ha vinto il premio Campiello nel 1990 con La lunga vita di Marianna Ocria e il premio Strega nel 1999 con La racconta buio. A interloquire sul libro Trio è Nicola Vassallo, filosofa, saggista, professore di filosofia teoretica, docente di dottorato di ricerca, ricercatore associato del CNR e autorità nel campo degli studi di genere, di cui è imminente la pubblicazione di Pandemia amorosa dolorosa e Fatti non foste a vivere con i lupi. Io lascio adesso la parola alle nostre interlocutrici per l'avvio di questo dialogo. Grazie di cuore a Dacia Maraini. Sono emozionata. Devo riuscirla a vedere però, perché... Non mi vede? Io la vedo. No, sì, perché il dottor Giannoni non ci darà. Allora, non c'è bisogno di presentazioni, credo. È anche una sceneggiatrice. Il primo premio importante, poi ne parliamo, che se io ricordo bene è quello del 1963, dato all'età del malessere. Inizierei dall'ultimo suo libro, La scuola ci salverà, Solferino 2021. Si tratta, l'ho trovato un libro, come dire, non ho parole, è una raccolta di articoli, saggi, che lei ha scritto nel corso degli anni, che sono diventati oggi, da qualche mese, almeno da marzo l'anno scorso, attuali e in qualche senso davvero nuovi. Si può dire qualcosa? Certo. La proposta veniva da chi ha curato il libro, che è stato quello che sta curando altre cose mie, che si chiama Eugenio Murrali. E io ho detto, ma sono stati scritti 10 anni fa, saranno articoli vecchi. Invece aveva ragione lui, mi ha detto, guarda, rileggili. Io l'ho riletti e in effetti... ho trovato che purtroppo non per gli articoli, per la scuola, che sono sempre uguali, non è cambiato molto, e quindi ho visto che invece c'era proprio, anzi, era come se fossero scritti adesso e raccontano la scuola di adesso. Perciò ho detto va bene, pubblichiamo questi articoli, e poi io ci ho aggiunto anche altri articoli usciti recentemente e poi 2 o 3 racconti. Per cui sono articoli saggi, un libro composito, saggi, articoli e racconti, che dal mio punto di vista a partire da marzo, ripeto, sono tra virgolette vecchi, estremamente nuovi, e sono articoli che denunciano una situazione che adesso è quasi diventata insopportabile. Non so lei cosa ne pensi. Ma dal punto di vista del rapporto della scuola con la società, cioè come istituzione, secondo me è un pessimo rapporto, tant'è vero che tutte le mie amiche che insegnano mi dicono che loro vivono nella paura, perché se mettono un cattivo voto sono capaci di venire il genitore arrabbiatissimo che vuole picchiarle, che vuole fare denuncia. Ecco, da questo punto di vista è un disastro. Dal punto di vista invece di quelle insegnanti, ma maggioranza sono donne, che ce la mettono tutta, che lavorano, che riescono a creare un rapporto di scambio dialettico con gli studenti, devo dire che invece c'è, la scuola funziona. Quindi probabilmente la narrazione che si fa della scuola, secondo me, non è precisa, non è esatta, perché c'è invece una parte silenziosa, che certo fa più rumore
la scuola dei bulli, la scuola degli ignoranti, però invece c'è tanta parte della scuola che invece va avanti, studia, lavora, fa dei progetti. Quindi bisognerebbe prima di tutto fare più attenzione verso quella parte della scuola e secondo, per esempio, dare importanza, cioè mostrarli come dei modelli di buon comportamento, non soltanto soffermarsi solo sulle cose che non funzionano, perché sennò poi naturalmente i ragazzi si scoraggiano. Se sentono dire che la scuola è un disastro, che non funziona niente, che tanto non funzionerà mai, che è tutto una catastrofe, è chiaro che non hanno, insomma, si scoraggiano. Mentre invece, ma io stamattina sono stata con una scuola per 2 ore, una scuola siciliana, e poi di vicino Messina, di un piccolo paese, eppure fanno delle cose straordinarie. Per esempio, si chiama una scuola che legge. E loro, per esempio, i ragazzi, sono loro, e questo è importante secondo me, dare ai ragazzi, farli diventare protagonisti. Cioè loro scelgono dei libri, li propongono, li descrivono, li parlano con gli altri studenti, e è diventata una scuola sapiente, tant'è vero che poi tutti quanti scrivono qualcosa, scrivono sul libro che propongono, insomma... C'è un ribollimento di idee che noi non pensiamo, cioè noi pensiamo alla scuola come un disastro, dove nessuno ha voglia di fare niente, non si studia. Magari io leggo, no, ma gli italiani sì, magari io leggo. Però invece sono, ma questa è una perché era stamattina, ma io ne conosco tantissimo, questa è in Sicilia, ma anche l'altro giorno ero a Trieste, poi un altro giorno ancora ero vicino a Milano. Ci sono invece tantissime realtà scolastiche che forse noi non conosciamo e soprattutto non mettiamo in evidenza, perché sì, fa notizia la parte negativa. Sì, è un difetto un po' italiano, non è, brava, dal mio punto di vista. Dunque, come ci siamo scritto, dette, io ritengo che la scuola e l'università siano state abbandonate a loro stesse, il punto è anche quello. E la Dada ha scritto la situazione, l'ha resa drammatica. E questo suo ultimo volume, La scuola ci salverà, lo evidenzia in maniera decisa, senza compromessi. E io lo regalerei davvero a molti, a tutti i membri del Parlamento, ai presidenti delle regioni, a rettrici e rettori che hanno chiuso l'università, non sa perché, e via dicendo. Lei si sta impegnando molto, quasi quotidianamente, se ho compreso bene, ogni giorno in una scuola. E per cui la sua esperienza credo che sia determinante e credo che stia dando molto a studentesse e studenti. Ma io cerco. Io non credo nel fatto che cioè una scuola nozionistica credo che sia fuori dalla realtà oggi. Ormai il rapporto con la conoscenza è cambiato. Allora, mentre una volta veramente il professore era lì, i libri erano lì solo per dare le nozioni, la conoscenza, adesso ci sono talmente tanti strumenti per conoscere la storia, il passato, che non è più quello il problema, non è quello. La scuola deve diventare un luogo dove si impara a ragionare, si impara a riflettere, si impara a confrontarsi con altri cittadini che fra l'altro, e secondo me questo è molto educativo, magari sono di altre etnie, di altra religione, di altra cultura, di altra origine. E questo è molto utile, mentre per esempio se si sta a casa questo non avviene, perché c'è solo un rapporto di tipo affettivo che a volte è anche molto complesso e complicato e a volte anche difficile per un ragazzo da gestire, mentre con gli altri almeno si ritrova con degli altri e impara a diventare un cittadino democratico. Secondo me la scuola ha perso un po' quest'idea della formazione etica. Secondo me quello invece la scuola oggi dovrebbe essere più basato sulla formazione etica, non soltanto informativa. Sono d'accordo con lei. Io quando ho studiato ai miei tempi, perché ormai sono vecchia, c'era l'educazione civica, la riprodurre.
E poi la mania, mi perdoni, mania tra virgolette, dello storicismo, per cui la storia della letteratura, perché la storia è importante, però se la si fa senza ragionare, senza stimolare studenti, studentesse, come dire, è arida, e non si stimola poi la curiosità, il senso della meraviglia, che è quello che dovremmo fare nei giovani d'oggi, affinché diventino, riescano a dialogare tra loro e come dire, diventino davvero persone e persone democratiche. Io sono perfettamente d'accordo con lei. Fra l'altro, spesso andando a scuola, io chiedo, per esempio, cosa leggete? E loro non leggono i libri, gli fanno fare la griglia della critica, che è una cosa completamente fuori luogo. Capisco che la critica, ma non va bene per i ragazzi la critica. La critica è una cosa che viene con la maturità. I ragazzi devono avere un rapporto diretto con i libri, con i romanzi, con i libri di storia. Non fare la griglia. La griglia poi non significa niente. E invece molto spesso loro poi naturalmente si annoiano mortalmente, mentre invece la lettura deve essere un piacere. E allora appunto il piacere si contagia, non si impone, il piacere si contagia. Per cui se l'insegnante ha piacere a leggere, ha piacere a frequentare i libri, a conoscere, e a farsi un'idea del mondo, a imparare a pensare con la sua testa, lo comunica agli studenti. Altrimenti gli studenti rimangono preda purtroppo di tutte queste trappole mediatiche, di trappole tecnologiche, che sono lì in effetti pronte per acchiappare. È una dittatura ormai tecnologica, mi sembra. Io sono rimasta molto colpita perché è il primo anno che ho insegnato in DAD quest'anno, ma cioè sono costretti davanti a uno schermo, per cui occorre sviluppare il più possibile i loro diversi strumenti che fanno parte di un dialogo che io da filosofa ritengo poi sia il dialogo socratico, le obiezioni, le risposte. E invece mi rispondono spesso, quando rivolgo loro qualche domanda, l'ha detto Kant, l'ha detto Aristotele. E non deve funzionare così. Beh, l'avrà detto anche Aristotele, ma ha ragione o ha torto Aristotele? Per cui il titolo, la scuola ci salverà, per cui ci salverà la scuola, ci salverà l'istruzione, ci salverà la conoscenza, il ragionamento, nessuna distruzione, nessun insulto, la collaborazione, nessun tipo di egoismo, neanche epistemico, ecco. Cioè donare agli altri anche la conoscenza, ma anche tra di loro. Sì, cosa sono ne pensa? D'accordo con lei, la conoscenza deve essere alla portata di tutti, naturalmente, però per fare questo appunto bisogna facilitare l'ingresso alla scuola, non stare molto attenti a quelle persone, a quei ragazzi che per esempio non vogliono andare a scuola, o quelle famiglie che pensano che il ragazzo deve cominciare a lavorare prestissimo. Bisogna essere un po' più severi da questo punto di vista e controllo. Il nostro è un paese dove si fanno delle leggi ottime e poi non si controlla mai. E allora è inutile fare le leggi perché poi non si controlla. Allora il controllo è fondamentale perché le leggi... Perché se il cittadino capisce che non c'è controllo, poi fa quello che vuole, insomma non segue le leggi. Mentre le leggi, secondo me, e anche la nostra Costituzione è veramente bella, nata da un momento bello del nostro paese, un momento di rivolta, di presa di coscienza, dopo una guerra devastante, dopo 20 anni di fascismo. Quindi infatti, se noi paragoniamo la politica di allora, ci rendiamo conto, no, cos'era la politica. Era qualcosa di ideale, cioè la politica era fatta di ideali, invece oggi è fatta di potere, che quando mancano gli ideali diventa una questione di potere. Io ricordo le vecchie tribune politiche quando ero piccola, in bianco e nero, e se ogni tanto vado a rivederle su replay e confronto a ciò che invece ci propone la televisione oggi, insomma, mi sembra che sia stato un disastro, ci sia stato uno tsunami. Sì. Però ecco, secondo me il 68
tolte le devianze e i momenti, i fanatismi del 68, però ha cambiato un po' la scuola. E ha cambiato in meglio, gli insegnanti sono più consapevoli, più attenti, però ecco, quello che purtroppo manca è proprio il rapporto con la società e con le istituzioni. Questo è il punto, non si è investito niente, non si è investito sulla scuola. Ho insegnanti pagati meno di uno spazzino della strada, non è possibile. L'insegnante ha plastica, la sicurezza, l'insegnante ha un compito fondamentale, cioè, se, anche questo aiuta a dare autorevolezza alla scuola, considerarla con più attenzione e più rispetto, mentre si è proprio niente. La scuola, fra l'altro, beh, l'idea berlusconiana, no? Che la scuola deve essere un'azienda, e l'ultima riforma era quella, l'azienda scuola, che è un'idea aberrante, perché la scuola non deve produrre niente, non è un'azienda, deve semmai aiutare a formare il bravo cittadino, ma un'altra cosa. Tra l'altro, diciamo, un'osservazione mia che non avevamo previsto nella nostra breve scaletta è l'ignoranza e le dittature di ogni genere, tipo, hanno sempre scommesso sull'ignoranza e creato scuole affinché i bambini, i ragazzi, le ragazze, o gli adulti, poi la libertà di stampa, non avessero le conoscenze per non pensare che vivessero nel migliore dei mondi possibili, per citare Leibniz. Sì, ha perfettamente ragione. Beh, ricordiamoci che le dittature hanno anche bruciato i libri. È classico. E questo fa capire l'importanza dei libri, no? Perché non è che hanno bruciato altre cose, hanno bruciato i libri. Quindi, e poi naturalmente quasi sempre le rivolte contro le dittature nascono nelle università e nelle scuole. È successo con le primavere arabe, è successo in Argentina, è successo dappertutto. E infatti, quando c'è un regime militare, la prima cosa che vanno a vedere le università, vanno a vedere le scuole. Perché appunto lì dove si pensa e si impara a pensare con la propria testa fa paura. A chi vuole invece governare, dirigere tutto e reprimere ogni pensiero diverso. Per quello che io sappia, almeno anche perché sono coinvolta, sta succedendo ad esempio in Turchia, gli studenti e i professori che se lo possono permettere, perché il regime sta diventando. Tornando alla nostra, il teatro, ecco, io in questo anno, un film, posso anche vedermelo a casa, anche se è una grande... Ma mi sono sempre rifiutata di vedere uno spettacolo teatrale in streaming. Mi sembra, non so, di rinunciare a tutto e rinunciare a... sarò, diciamo, tradizionalista, non lo so. No, io credo che lei abbia perfettamente ragione. Cioè, come la scuola... E deve essere in presenza, ma non soltanto perché il rapporto non è fra insegnante e alunno, è fra alunni. Cioè la scuola è importante perché si impara a stare insieme con altri ragazzi della propria età, per questo è importante, no? Per questo non si può fare a distanza, anche se certamente in un momento di pericolo mondiale, di epidemia, di pandemia, si fa. Però voglio dire, al più presto bisogna tornare alla scuola di persona, perché la scuola è... Però l'altra cosa, secondo me, fondamentale, che non si può fare in DAD, insomma, per dire, in remoto o in video, è il teatro. Il teatro ha bisogno del pubblico. Mentre il cinema già c'è uno schermo, e quindi praticamente si cambia lo schermo, ma il cinema va benissimo, si può fare benissimo. Invece il teatro no. Il teatro ha bisogno delle persone, perché... c'è un rapporto proprio fortissimo di simbiosi fra il pubblico e la scena, e gli attori in scena, chi ha fatto teatro lo sa benissimo, sono profondamente influenzati da quello che succede nella platea. Se la gente si annoia, loro se ne rendono subito conto. Se la gente si entusiasma, se mette passione, subito si sente. Quindi c'è un rapporto così forte di osmosi che...
Per cui il teatro, francamente, sì, naturalmente in certi momenti si può rivedere in video, ma il teatro deve essere fatto in pubblico. Il teatro e direi, non so, la messa, ecco, alcune cose, lo dico da laica naturalmente, ma ci sono alcune cose, alcune attività della vita cittadina che non si possono fare in remoto, non si possono fare. Mentre secondo me si potrebbe benissimo, si potrà, e vedrai che si funzionerà, molti dei lavori invece di ufficio probabilmente si continueranno a fare in remoto, perché fra l'altro si risparmia con i trasporti, si risparmia con come si chiamano? Vabbè, la sporcizia dell'aria, l'avvelenamento dell'aria, eccetera, eccetera. Sì, e lì non c'è bisogno della persona, perché uno è lì in ufficio e fa un lavoro con una, magari da solo, con il suo computer. Questo lo può fare anche da casa. Quindi vedrai che, siccome è anche economico, cioè fa economizzare le aziende, probabilmente questo continuerà, e questa è una buona cosa, secondo me. Deve anche migliorare un po' il rapporto dal punto di vista ecologico, come ecologico, volevo dire, all'inquinamento, non mi veniva la parola per l'inquinamento. Invece il teatro, la scuola e alcune attività che proprio hanno bisogno della presenza, quelle devono tornare alla presenza. Questo mi pare. Io ho sofferto moltissimo quest'anno, le mie studentesse e i miei studenti hanno sofferto moltissimo. Adesso ci siamo proposti di vederci a giugno, quando se si potrà all'esterno, e a pranzare con un panino tutti assieme, insomma, su qualche storia. Dunque, se non ricordo male, credo proprio di non ricordare male, per vari aneddoti di cui ho scritto, che lei conosce. Il suo primo romanzo risale al 1962, La vacanza. Nel 63 invece L'età del malessere, che è stato il suo primo grande successo internazionale. Io l'ho riletto la scorsa primavera, pensando all'adolescenza e agli adolescenti di oggi. E beh, guardi, per esempio, è una cosa curiosa. L'anno scorso hanno tradotto un libro mio in Cina, no? Già ne hanno tradotti altri. Comunque, mi è arrivato la lettera dell'editore, io ho detto, ah bene, mi fa piacere che pubblicano l'ultimo libro. Invece no, stavano pubblicando L'età del malessere. Io ho detto, ma come mai andate a prendere un libro del 63? E loro mi hanno detto, perché da noi è di grande attualità. Perché questo fatto di una giovane che non trova lavoro, e poi dei rapporti con altri studenti, della difficoltà della famiglia, tutte queste cose, mi hanno detto, sono molto attuali da noi. Quindi effettivamente l'hanno pensato loro, non io, insomma. No, ma io invece, no, nel mio piccolo, nella mia... Io pensavo invece che sia... non pensavo alla Cina, anche se poi ho visto che pensavo che è estremamente attuale da noi. Sì, probabilmente questa cosa della... perché c'è un ritorno, per esempio, al fatto che le ragazze, giovani, in questo caso una ragazza, ma i giovani in generale, non trovano lavoro, escono da scuola magari preparati e non trovano lavoro. Vedi che i ragazzi si mettono a fare i rider, andare in giro a portare i cibi quando magari sono laureati in lettere o in filosofia o in archeologia. Questo effettivamente non va bene per un paese, perché investe per far studiare questi ragazzi e poi o se ne vanno all'estero, dove esiste una meritocrazia che da noi non esiste, oppure si mette a fare dei lavori umili, dei lavori pagati poco, che non hanno niente a che vedere con... E giustamente sono arrabbiati, perché magari si laureano in qualche cosa di importante, poi si mettono a fare i trasportatori, no? Il tipo di postino del cibo, insomma. Sì. Invece, sì, la situazione per me crea sgomento davvero in me. Arriviamo invece, lo scorso giugno è uscito Trio, storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina, a Rizzoli. Io
si poteva, cerco di non compro mai libri, per cui sono andata in libreria a comprarlo, non compro mai libri, non uso questi canali su internet, devo avere il libro. L'ho trovato magnifico, glielo posso confessare, spero. Ah, grazie, grazie. Come nasce, perché? Cioè nasce, immagino che non nasca durante il lockdown, è un'idea ben precedente, perché sapendo i tempi dei seri, conoscendola un po' come indirettamente, come indirettamente conosco i suoi libri, ma conoscendo anche i tempi dell'editoria, da marzo a giugno non ci sarebbe stato tempo proprio per un buon libro. No, ma infatti è un libro che ha radici lontanissime, perché quando negli anni '80 facevo le ricerche per Marianna Ucria, sono capitata su una cronaca della peste di Messina che mi ha molto impressionato, perché c'era questa pandemia, questa cosa terribile che la gente moriva, un po' come in India oggi, ecco, che lasciavano i cadaveri in mezzo alla strada perché non avevano più posto nei cimiteri, non sapevano più dove metterli, buttavano a mare. Ecco, mi aveva molto impressionato, però poi non l'ho messo in Marianna Ucria perché non c'entrava, ma era rimasto questo materiale che mi interessava molto. Poi nel 2006 ho scritto un racconto su questo tema ed è stato pubblicato da un piccolo editore di Bagheria. Quindi era già, praticamente c'era già, la storia c'era già. Poi quando appunto è venuta la pandemia, io ho ripensato a quel racconto, ho detto ma guarda quante cose che ci somigliano all'oggi, e mi è venuto voglia di riraccontare questa storia, però in effetti già c'era tutto il materiale. Quindi l'ho ripreso in mano e in effetti in pochi mesi l'ho ripreso, cioè ne ho fatto un romanzo, mentre prima era un racconto, l'ho trasformato in romanzo. Però l'origine è quella appunto degli anni '80, figuriamoci, lontanissimo. Però ho trovato molte cose simili all'oggi, no? Almeno due importantissime. Una è di trovare il colpevole. Questa io ho trovato anche studiando altre pandemie, che la prima cosa che la popolazione cerca è il responsabile, come se è la malattia che è responsabile, non è che è come se ci fosse un untore, no? Allora si cercava l'untore. Oggi si cerca il responsabile magari nelle grandi aziende sanitarie, oppure addirittura i medici, oppure gli infermieri, insomma si cerca l'untore. Questa è una cosa che succede sempre. La seconda cosa, che secondo me è molto pericolosa, è che la paura tira fuori una irrazionalità terribile, per cui la gente comincia a delirare, proprio a delirare, perché se pensiamo che adesso da noi è meno importante, ma in America sta spopolando la teoria della terra piatta. Veramente, ecco, se uno ci pensa che la terra piatta, ma come si fa a dire che la terra piatta quando oggi ci sono i nautici che vanno sulla luna, che vanno, e che si vede addirittura la terra fotografata da lontano? Quindi veramente non so come si può arrivare a questa perversione logica e storica, però la gente ci crede, perché hanno paura, e avendo paura si affidano a qualsiasi fantasmagoria, qualsiasi cosa che viene in mente a un cretino che si mette in mostra, che fa una teoria, e loro ci credono. Come per esempio io ho sentito anche delle persone che dicono no, questo non è un virus, è un veleno che viene immesso nelle acque cittadine in modo che la gente si ammali, ma delle cose deliranti. Deriva anche, a mio avviso, deriva anche da una base di ignoranza della popolazione, perché se io con gli strumenti che ho di filosofa della scienza riesco a discernere qualcosa di più, ho cercato quest'anno di trasmettere ai miei studenti. Ma io credo che quest'anno la paura ci sia stata anche inculcata da tutti questi personaggi, che medici, virologi, tutti che la pensavano in un modo diverso, sempre in televisione, e poi non solo loro.
tantissimi intellettuali che avevano da dire la loro e in epistemologia chiamiamo il conflitto degli esperti, ma qua non c'era solo un conflitto tra due esperti o tra tre, qua c'erano interessi economici, narcisismi, sempre in conflitto anche con loro stessi senza mai chiedere scusa o sbagliato, a mettere... No? Questo è vero. Sì, però vabbè, però diciamo i virologi sono in conflitto magari su come affrontare la pandemia, però che ci sia la pandemia, questo non è che ci siano dubbi, no, salvo qualcheduno, qualche irrazionale anche tra i virologi c'è, ma diciamo che la maggioranza sono in conflitto, ma sono in conflitto su come affrontare, cosa fare, quanta, non so, quanta tempo creare di lockdown o di separazione, di isolamento, eccetera, eccetera. Però più o meno, insomma, gli scienziati sono d'accordo che c'è. Questo virus è lì, è stato programmato. Mentre ci sono altri che, dovuti a ignoranza, naturalmente ignoranza crassa, che addirittura negano la scienza, negano che ci sia il virus, negano che ci sia, negano tutto. È come andar contro la verità, la vita, la realtà, non so, ecco, sono cose molto curiose, strane, però secondo me vengono fuori dalla paura. La paura tira fuori l'irrazionale. Allora anche, negano anche la morte, forse, perché i novax non... torniamo a... Io credo che lei, cioè, ci sono due donne, due amiche e un uomo, non credo che si tratti di un triangolo. Tornando al discorso precedente, forse un piccolo vantaggio rispetto, un minimo vantaggio rispetto all'oggi è che è un libro fatto di lettere scritte, non c'è un computer. Per cui quando io scrivevo lettere con... molto, non c'era il correttore, non è che c'era il sinonimo, no? E questa è la bellezza. E forse in questo libro si narra anche la, come dire, la, non solo la bellezza, ma un'umanità fatta di scrivere, di scritti, che oggi a causa del computer, ma non solo, non abbiamo più, e dell'attendere una lettera. Adesso spedisco da mail, ho un WhatsApp dopo. Sì, questo è vero. Sì, infatti a me piaceva molto questa idea della lentezza, dello sguardo, del pensiero, che ha tutto il tempo di svilupparsi, di controllarsi, di ravvedersi, di confrontarsi. Perché il rapporto era, certamente i rapporti erano molto più approfonditi dal fatto che c'era questa lentezza. Ora la corsa che abbiamo oggi, la corsa impedisce di approfondire i rapporti, perché non si fa che correre da una parte all'altra e poi naturalmente la tecnologia tende alla fretta, no? Alla rapidità. E questo in effetti io sono d'accordo con lei, che questo, non solo questa fretta, tende a restringere e a impoverire i rapporti. Questo sì, questo credo che sia le nostre emozioni, i nostri affetti, i nostri rispetti. Sono due amiche che si amano in qualche modo. Beh, se pensiamo che l'amicizia sia amore, sì, però non è un'amicizia sessuale, insomma, non è erotica. È un'amicizia vera, come io penso che l'amicizia sia fatta di un grande sentimento di solidarietà, di legame, di affetto, di tenerezza, di tante cose. Però poi amano anche quell'uomo perché è un uomo affascinante. Io mi sono ispirata a Ulisse del mito greco, che era un uomo affascinante, però certamente non puoi chiedere a Ulisse di avere una stabilità emotiva, perché era uno che per tornare alla moglie si è fermato 7 anni presso Circe, poi altri tre presso un'altra donna, per Calipso, no? E quindi non era né fedele né frettoloso di tornare a casa, però poi ci torna e poi ritrova la moglie, insomma. Un uomo in fuga, un uomo inquieto, un uomo inquieto. C'è anche un po' dell'Ulisse di Joyce? Un po' sì, però Joyce l'ha talmente simbolizzato che non,
che diventano tanti altri personaggi, perché tanti altri personaggi. Però l'Ulisse, proprio l'Ulisse, invece ho pensato all'Ulisse greco, che è appunto un uomo sempre in viaggio, inquieto, che non sa stare fermo, che si innamora, ma però poi fugge, insomma, non è uno stabile. Poi, infatti non fosse vivere come Bruti, ma la ricerca della carnascenza. Sì. È una domanda forse privata, ma spero di no. Lei è Agata o lei è Arusa? Ma non ho una preferenza, sono due invenzioni, non sono io. Mm-hmm. Sono due personaggi in cui naturalmente c'è sempre una proiezione di sé, naturalmente, perché per esempio la passione per la lettura, la voglia di capire, il desiderio di comunicare attraverso l'intelligenza e la lettura dei libri, tutto questo mi appartiene, però non sono io, né l'una né l'altra, sono molto diverse. E no, sinceramente non mi identifico, ecco. Non lo immaginavo, ma dunque c'è Messina, ma non c'è solo Messina, c'è la Sicilia, una terra... Beh, una terra che ha avuto una vita tragica, diciamo un po', perché è bellissima, è sempre stata molto ambita, però non è mai stata indipendente, perché è stata sotto gli arabi, sotto i greci, sotto gli spagnoli, sotto i francesi, sotto i borboni, sotto i normanni. E, poveretti, è stata una terra molto, molto, come posso dire, dominata, anche depredata dalle altre popolazioni. E quindi forse ha anche sviluppato una specie di difficoltà di rapporto con la verità, con la vita, insomma doveva sempre difendersi da qualcuno che la voleva derubare, che la voleva depredare, che la voleva... La Sicilia ha, secondo me, dei difetti che dipendono dalla sua storia, sì. Però poi ci sono delle persone meravigliose, quindi è un misto naturalmente. Io spesso dico che la Sicilia non conosce la mediocrità, cioè... quella persona così, quotidiana, la piccola borghesia che va avanti nel mondo, in Sicilia non esiste. O ci sono delle persone straordinarie, coraggiosissime, che rischiano la vita, che fanno delle cose, beh, insomma, come abbiamo visto, i giudici che sono stati uccisi, i giornalisti che hanno fatto delle cose eccellenti con un coraggio incredibile. E poi ci sono i delinquenti, dall'altra parte, i mafiosi, i delinquenti. Quindi effettivamente è un po' così, o si è da una parte o dall'altra, non c'è la via di mezzo, non c'è quel grigio fumoso. Lei la conosce decisamente, io la conosco solo da era turista, ogni tanto sono andata a tenere qualche conferenza, però è una terra che nonostante sia stata aggredita è rimasta molto colta e gli intellettuali siciliani sono dei intellettuali favolosi. Molto, molto curiosi e disposti sempre a mettersi in gioco, nonostante siano stati spesso aggrediti. Io ricordo Sasha e non solo Sasha. Sasha, sì. Sasha. Aveva citato prima, menzionato Marianna Ucrìa. C'è in qualche modo anche in... ci ha già anticipato in Trio, in qualche modo c'è, o comunque no, c'è il Settecento. No, siccome io ho studiato per anni, ho fatto 5 anni di studi per scrivere Marianna Ucrìa, lavorando proprio sui diari, sulle lettere, sui testamenti, e quindi avevo un materiale molto intenso, molto forte. E quindi non è stato difficile per me, perché avevo già una conoscenza del Settecento siciliano. E quello l'ho rimesso un po' in questo libro, in questo nuovo libro. E, sì, la Sicilia, come ho detto, beh, però quel periodo, la metà del Settecento, la Sicilia era per la Sicilia un momento glorioso. Era il centro del Mediterraneo e aveva i più grandi architetti
d'Italia. Aveva, ma ancora l'Italia non c'era, ma insomma per dire, aveva dei grandi architetti, dei grandi musicisti, dei grandi teorici, dei grandi filosofi. Quindi era un momento di gloria, insomma, era un momento felice, anche fra l'altro di ricchezza. Infatti sono queste ville del Settecento meravigliose perché c'era la produzione della seta, che noi, nessuno sa che la Sicilia era una grande produttrice di seta che esportava in tutto il mondo. Il vino siciliano si esportava e poi lo zucchero, infatti la pasticceria siciliana è così ricca perché c'era lo zucchero, c'erano le canne da zucchero. Adesso non c'è più niente di tutto questo, e perché poi è stato cambiato, insomma si è perso completamente, poi è diventata povera Sicilia dopo il 600, dopo il 700. L'Ottocento per la Sicilia è stato una specie di regressione nella povertà, nella indigenza, nell'isolamento, nel provincialismo, però in quel periodo, salvo poi rifarsi al periodo dei Garibaldi e del Risorgimento, ma c'è stato quasi 100 anni di abbandono, di solitudine, ecco, la perdita della centralità del Mediterraneo, che invece il Settecento in quel senso era straordinario, ha prodotto delle cose stupende dal punto di vista architettura, pittura, musica, tutto. Però diciamo, è stato un periodo perdente, ma in cui a mio avviso è riuscita a conservare una certa identità, credo. Se vuole solo in poche parole, perché suppongo che non tutti conoscono Marianna Ucria, se ce la vuole, diciamo, narrare, perché è una donna, insomma. No, è una ragazzina che nasce sordomuta, e nasce sordomuta, e naturalmente allora poi i sordomuti non avevano un linguaggio, non erano presi sul serio, venivano messi in manicomio perché si pensava che non avessero capacità di comunicare con gli altri, e quindi venivano messi in manicomio. Lei però era molto ben voluta dal padre, e il padre invece non solo la tiene in casa, ma le dà il permesso un po' di avvicinarsi ai libri, di imparare, cosa che le donne non era permesso, le donne non avevano accesso all'apprendimento. Però a un certo punto viene sposata allo zio, perché succedeva nelle famiglie, nessuna ragazza sceglieva il marito veniva scelto dalla famiglia, e lì, siccome c'era questo zio ricco che gli altri non volevano sposare una sordomuta, invece lui sì, e quindi la sposa, che lui è più vecchio del padre, e lei è una ragazzina di 13 anni, quindi è proprio una violenza quella che subisce. Ecco, e poi si scoprirà che questo zio l'aveva violentata quando lei aveva 6 anni, e lei però non se lo ricorda perché ha reagito con silenzio, non ha più parlato. Ecco, e quindi poi c'è la sua vita, si svolge, poi lei fa dei figli, poi il marito muore, poi ci sono i figli che crescono, lei che si innamora di un altro, insomma c'è tutta una vita, però segnata da questa forma di non partecipazione, perché è sorda e muta. Ecco, io veramente pensavo che fosse un romanzo per pochi, invece poi ha avuto un grande successo, è stato tradotto in tante lingue, però sinceramente non saprei dire perché. Sono i misteri della letteratura. Anche L'età del malessere è stato tradotto in moltissime lingue, se non ricordo. È vero, ma a volte uno non sa perché un libro ha successo non si sa. Dunque, tornando a questo periodo orribile che stiamo attraversando, tutta a distanza, in dado, io ho pensato alle ragazze e ragazzi, ci sta pensando molto più lei di quello che posso fare io, epoca brutale per loro, eppure ho pensato che ci sono state altre più che brutali. Ho pensato alla Seconda Guerra Mondiale e ho ricordato che quando lei aveva 2 anni è andata in Giappone per il lavoro di suo padre, Fosco Marini. E a 5 anni è stata rinchiusa in un campo di concentramento. No, 7 anni. Ah, 7 anni.
sbagliato io, errore, ignoranza. 7 anni sono stata, sì, 2 anni in campo di concentramento perché mio padre e mia madre non hanno voluto firmare l'adesione alla Repubblica di Salò, perché il Giappone nel 43 ha fatto il patto con la Germania nazista e con l'Italia fascista, cioè quella della Repubblica di Salò, no? E quindi insomma, è stata un'esperienza durissima, perché non ci davano da mangiare, non era un campo di sterminio, però non ci davano da mangiare, quindi noi stavamo ai limiti della sopravvivenza, proprio da prendere. Infatti io che ero una bambina mangiavo le formiche, e mio padre un giorno mi ha accolto, mi ha detto basta mangiare le formiche che hanno l'acido formico, ma io avevo fame, una tale fame che avrei mangiato qualsiasi cosa. Infatti mangiavamo le erbe, tutto quello che si trovava, anche un rospo che passava da lì e veniva acchiappato e mangiato immediatamente. Cioè la fame, quel tipo di fame è veramente devastante, perché porta malattie, insomma, porta alla... il corpo si asciuga, si perde i capelli, non si vede più bene con gli occhi, insomma la fame è terribile, porta delle gravi conseguenze dal punto di vista fisico. Pensava alla morte? Pensava. Sì. Pensava. Beh, tutte le sere io mi stupivo di essere viva, un po' per la fame, un po' perché loro ci minacciavano, tutti i poliziotti, tutti i giorni, un po' perché c'erano le bombe, perché il Giappone veniva bombardato notte e giorno, Tokyo quando siamo usciti non c'era più, era tutta una macerie. Quindi noi dovevamo continuamente scappare in una buca, cacciarci in una buca perché le bombe schizzavano, e quindi uno poteva anche, se non morivamo di fame, morivamo di bombe, insomma. Era, sì, è stata un'esperienza molto dura. Da quando ho iniziato a leggere quello che... ho iniziato a leggere perché avevo visto... Monica Vitti, prima c'era ho visto a Teresa La Ladra, per cui ho letto magnifico libro Memoria di una Ladra. Mi sono chiesta in tutti questi anni se lei mai pensato di scrivere dei suoi anni giapponesi di cui ci stava parlando, e poi ho pensato deve essere molto doloroso, se no. E poi per l'associazione di... Cioè, proprio un saggio, un romanzo corposo, pensavo, no? Perché... Ma è quello che sto facendo adesso. Come l'ha scritto? Perché poi ho pensato che lei ha scritto quelle poesie, il titolo è Dimenticato di dimenticare. No, perché sono memorie molto dolorose, faccio fatica, no. Però in effetti lo voglio fare, infatti adesso lo sto facendo con molta calma, tranquillamente, ma lo sto facendo. Le auguro buon lavoro, sarà molto difficile. Quanto a noi, a molto presto, a Brescia, in presenza finalmente. Beh, davvero. Ci abbracciare. Un grazie di cuore per oggi. Grazie a lei. Grazie a lei, è molto... Buon pomeriggio, buon lavoro, grazie. Grazie.